Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi carissimi telespettatori, scusa Riccardo ho fatto un cambio <ride> repentino senza avvisarti e giustamente ha, ha cambiato inquadratura. Allora eh, dicevo buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori, questa è la rassegna stampa, e siamo a lunedì 15 ottobre anche se non sembra visto che queste giornate continuano a scivolare via con una... Eh, delicatezza incredibile dal punto di vista meteorologico abbiamo ancora un'estate che eh, una volta si diceva estate settembrina adesso dovremmo aggiungere anche quella eh, eh, di ottobre perché è una, sono belle giornate anche se, anche se adesso come vedremo tra un istante probabilmente qualcosa cambierà allora andiamo però prima a vedere un santo anzi una santa eh, importante perché oggi è santa Teresa Davila, Santa Teresa nacque a Davile da una famiglia nobile numerosa, dopo la, la morte della madre sentì la chiamata alla vita religiosa e scelse la eh, via del Carmelo. Il sole sortò alle 7.20 e tramonterà alle 18.28, diciamo, dicevamo del tempo, allora vediamo subito le previsioni per oggi della protezione civile delle Marche. Avremo Deboli, diffuse precipitazioni, temporaneamente anche a carattere di rovescio, inizialmente nel settore meridionale della regione, per poi gradualmente interessare anche il resto delle marche. Le temperature sono in aumento nei valori minimi, in diminuzione invece. Quelle eh, massime. Uh, andiamo a vedere domani, martedì 16 ottobre. Avremo nelle prime ore di domani mattina ancora deboli residui e precipitazioni eh, sul settore centro-settentrionale. Poi nel pomeriggio di domani la pioggia sarà debole e sparsa e interesserà soprattutto la parte interna della regione con progressivo esaurimento dei eh, fenomeni. La prima parte della, di questa eh, settimana comunque dovrebbe essere caratterizzata poi da tempo, eh, da tempo stabile. Andiamo a vedere subito i giornali, cominciamo dalla Corea Adriatico alla Caritas per avere un tetto raddoppiati gli italiani assistiti. Sono i dati del, dei centri di ascolto che indicano un aumento delle povertà nel territorio. A centropagina lo sport con due immagini di due squadre locali vittoriose, il Fano che può esultare eh, per la prima vittoria, battuta la Giana al Mancini di Fano, Filippini, il risultato 1-0. Colpaccio anche della Vis, Diop piega il Renate, centrato il primo exploit in trasferta dei pesaresi eh, a Meda e la Vis vince 1-0. Poi le pagine, la pagina principale del resto del Carlino, arrivano i soldi per coprire le eh, tantissime buche sparse in tutta la provincia di Pesaro e Urbino, da Provincia e Anas almeno 15 milioni per riasfaltare centinaia di chilometri e tappare i eh, crateri. Prende a Morsi un agente di polizia, arrestato un richiedente asilo davanti ad un supermercato di Valle Foglia. Il vigile stava eh, chiedendo i documenti per identificarlo quando il nigeriano gli si è avventato contro. Giorni fa aveva aggredito un controllore su un autobus. Andiamo a vedere la pagina invece di, eh, del Corriere Adriatico, è una pagina che arriva dall'Abruzzo, ma eh, riguarda il, eh, un, un marchigiano di Martin Sicuro. È una storia incredibile. Eh, è stato questo ragazzo che vedete qui nella fotografia, Giovanni Amodio si chiama. Ed è stato portato poi soccorso al porto di Pescara, è finito in mare. C'è stato due giorni in acqua eh, ed è stato ripescato quando ormai le speranze erano veramente ridotte al lumicino. È vivo per un miracolo. Il pescatore di Martinsicuro, avvistato da un poliziotto fuori servizio che si trovava con alcuni amici in, in barca, e racconta questo poliziotto che quando è stato caricato in, in barca insomma piangeva dalla gioia e ci credo diceva: Io ho un bambino che mi aspetta a casa. Probabilmente quel bambino lo ha tenuto in vita, lo ha fatto rimanere in vita per tutto quel tempo in acqua. Poi comunque sta bene nonostante un principio di ipotermia. Da Fano invece è statale due progetti di rotatorie, uno è quasi pronto per partire, per l'avvio dei lavori all'autostazione manca un atto notarile delle ferrovie dello Stato, spunta dall'architetto Bursi l'idea di un rondò anche all'incrocio a nord con via Carducci. E poi eh, ci sono si parla della uh, della rapina che c'è stata l'altro giorno uh, ai danni di un uh, negozio di, uh, gestito da cinesi. Si, mh, riprese video controllate a caccia adesso dei due rapinatori. Si sospetta che l'auto usata non fosse rubata in azione eh, probabilmente due balordi. È un mercatone quello che è stato rapinato portando via il registratore di cassa con 1500 euro. La targa del la Fiat Punto Bianca usata potrebbe essere quella eh, originale, quindi dei rapinatori e non un'auto eh, presa in prestito, se così possiamo dire, per eh, fare il colpaccio. Ehm, in, nella pagina primo piano del Corriere Adriatico si parla del lavoro. Lavoro che non c'è più, eh, non è più eh, garanzia di sicurezza, eh, la disoccupazione reca altri problemi, le opportunità. Meglio dell'assistenza, eh, si parla dei risultati che sono stati snocciolati dalla Caritas. C'è una guerra tra poveri, molti neanche li ascoltano. Monsignor Trasarti, che è il vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone Caglipergola, chiede per i migranti educazione alle regole. E Ancora, nessuno, eh, sempre dalla pagina di Fano, del Corriere Adriatico, nessuno mi ha consultato, si parla delle prossime amministrative di chi sarà il candidato sindaco del centrodestra, eh, per il deputato fanese della Lega Luca, Luca Rodolfo Paolini, eh, Enrico Maria che è il commercialista eh, di Fano, che eh, nei giorni scorsi ha ritirato la sua candidatura, eh, dice per me era il candidato giusto. Protesta eh, il deputato leghista eh, per la sua per l'esclusione di Regnier dalle consultazioni. Per la sua consultazione, cioè nessuno sta consultando Paolini, evidentemente c'è qualcosa all'interno della Lega che non funziona a livello anche di comunicazione, di rapporti interpersonali. Comunque, fatto sta che il deputato della Lega protesta per la sua esclusione dalle consultazioni politiche eh, locali e quindi vedremo ancora il centrodestra, Lo ricordiamo, non ha trovato il suo eh, candidato, eh, candidato eh, alla, alle prossime amministrative. Coppa Faro, il ritorno è piaciuto. Eh, si lavora alla prossima edizione, soddisfatto Manenti, presidente dell'Enteparco, per la panoramica manutenzione eh, necessario eh, Grande partecipazione a questa prima edizione della Coppa Faro, tornata sulla panoramica del San Bartolo a distanza dei 50 anni. Eh, come dicevamo, soddisfatto il presidente, il presidente eh, con tutti gli organizzatori, però dovranno essere sistemate un po' di, eh, di cose. Il San Bartolo deturpato, non sono mancate però le critiche alla. Competizione dei bolidi d'epoca sul, eh, sul colle. Eh, giovanissimi schiavi, sempre da Pesaro, eh, schiavi di che cosa? Delle slot machine task force contro la ludopatia. Palazzo Gradari trasformato in casino per accogliere laboratori eh, formativi. Da Senigallia invece la cronaca, salto a lungomare con le mazze, la notte folle dei ragazzi. Eh, ubriachi, spaccano tutto quel che capita a tiro. Un ristoratore dice ne ho visti cinque incappucciati, ho provato a rincorrerli non ci sono riuscito. Ecco però quello che hanno lasciato dietro la loro eh, folle, la loro follia, i danni sul cammino della gang di ragazzi ubriachi e poi ancora minorenni sbronzi, schiamazzi a ostra, insomma eh, davvero oh, c'è che dire, nel senso che ormai non sappiamo nemmeno più che cos'altro dire, si registrano ogni lunedì mattina eh, sui giornali racconti di questo genere. Un asilo nido sperimentale, al via nella casa del parroco, il servizio domiciliare a frontone, inizia oggi nei locali adatti, adattati? dell'ex scuola materna. Eh, oggi c'è questo nuovo servizio dell'asilo nido domiciliare nel paese del Castello della Porta, è un progetto pilota che accoglierà 5 bambini dai 12 ai 36 mesi ed è assicurato da una cooperativa che ha vinto un bando interregionale d'impresa eh, con i eh, bambini. E poi la pagina di Valle Foglia invece con eh, la la denuncia di alcuni eh, abitanti che eh, durante soprattutto le giornate di caccia si sentono un po' minacciati tra virgolette dai cacciatori che sparano molto vicino alle case chiediamo più attenzione, dicono loro, lamentele nelle zone di Vallefoglia e a Monbaroccio e poi c'è un caso che racconta il Corriere Adriatico avvenuto eh, successo a Fermignano. Sotto Centauro cade sulla strada ricoverato ad Ancona, l'incidente in moto tra Mercatino e Fratte di Sassofeltrio eh, si tratta di un motociclista che per cause ancora da stabilire è caduto a terra e ha riportato diversi traumi e lesioni che hanno spinto i soccorritori a, a chiedere l'intervento delle ambulanze che poi eh, l'hanno portato alla torrette di Ancona. Urbino l'entroterra chiama Toninet Inaugurata a Sant'Angelo in Vado la mostra mercato del tartufo bianco pregiato. Il sindaco Luzzi invita il ministro a visitare il territorio. Va riaperta Bocca Trabaria. Anziano invece si getta eh, nel lago, gravissimo all'ospedale, aveva lasciato uno scritto. Intervento tempestivo dei carabinieri e dei pompieri del 118, si tratta di un anziano di 79 anni di Fermignano che si è gettato in un piccolo specchio d'acqua artificiale ubicato in località Callozzo sulla strada che porta a Sagrata. La pagina di Pesaro, ancora del Corriere Adriatico, altra notte alcolica sul lungomare in via Sauro. Uh, bidoni rovesciati e parcheggi creativi di Mobike, biciclette vengono lasciate un po' ovunque, anche sopra i tetti, come abbiamo visto l'altro giorno. Mentre il parco Miralfiore finalmente mostra il lato più bello: famiglie e bambini al parco senza paura, in centinaia hanno partecipato alle iniziative organizzate dal comune. Sicurezza: scatta adesso la seconda fase. Eh, resto del Carlino: Tartufo. Oro bianco di Sant'Angelo in Vado, al via la mostra più antica delle Marche. Il sindaco Luzzi dice ormai è nel nostro DNA. Mentre sotto Pergola, sempre eh, la fiera del Tartufo, negli stand presi d'assalto, spunta un esemplare da oltre mezzo chilo. Ma c'è anche la notizia da Mondavio che eh, è morto improvvisamente ieri mattina il dottor Giuseppe Antonio Tripodi, eh, noto cardiologo. Di Mondavio, 74enne, che dopo una lunga attività eh, nelle strutture pubbliche esercitava ancora la sua professione nel, eh, nello studio privato. Stava facendo una passeggiata quotidiana con c'era la moglie, a un certo punto, eh, racconta il resto del Carlino: ha detto di sentirsi poco bene il tempo e di volersi mettere seduto per terra ma non ci è andato di botto perché poi è crollato giù e da lì non si è più ripreso. La pagina sportiva, le pagine sportive. Questo è il Corriere Adriatico con il titolo Filippini con Filippini c'è il Fano, Gianna Erminio supera il Mancini, superata al Mancini, prima vittoria centrata grazie ad un gol del trequartista al debutto, tante occasioni e due pali colpiti da Tascone e Conate, prestazione convincente e un pieno di fiducia, abbiamo detto il Fano ha vinto in casa eh, contro il Gianna Erminio eh, per una rete a zero mentre la Vis è da esportazione addirittura segna con Diop e poi controlla il Renate impar imparata la lezione di Vicenza sono tre punti d'oro perché conquistati sul campo di un'avversaria diretta eh, Renate 0, Vis pesero 1 sono due le pagine eh, di eh, Sport che riguardano sia la Vis che il Fano ma andiamo a vedere l'altra pagina eh, che riguarda però questa volta eh, la pallavolo, la Serie A2, andiamo sul resto del Carlino, Golden Plast Potenza Picena ha perso in casa all'Eurosuole di eh, Civitanova. Per 3 1 contro la centrale del latte di Brescia, tra l'altro un incontro eh, un po' così perché a un certo punto, e questo invece è il Corriere Adriatico. Ecco qui che scrive: eh, a un certo punto c'è stato un blackout elettrico che non solo ha coinvolto il eh, palazzetto dello sport, ma un po' varie zone di Civitanova Marche. Comunque, risultato al di là del blackout elettrico, eh, è 3 1 per la centrale del latte, quindi parte bene, poi però perché. Che il primo set l'ha vinto la Golden Plus. Poi però arriva questo blackout. E alla fine il risultato è 3-1 per i bresciani. E Vi ricordo che la partita di A 2 di volley andrà in onda questa sera alle 22.30 qui sul canale 17. Prima invece abbiamo un'altra diretta, abbiamo il sindaco di Pergola Francesco Baldelli, che alle 21, dopo il telegiornale delle 20.30 sarà qui in studio per rispondere alle vostre domande. Come vedete ci sono anche i eh, contatti per intervenire in diretta oppure per mandarci messaggi eh, con Whatsapp o gli sms, quindi vi aspettiamo questa sera per questa ricca serata di politica e di sport. Grazie per essere stati con noi, la rassegna torna domani mattina, ci vediamo stasera alle 20.30 come dicevo con il telegiornale, occhio alla notizia, arrivederci.